Dopo la proclamazione ufficiale del seggio centrale, per Paola Garlaschelli, mercoledì mattina è arrivato il tempo di salire in municipio e ricevere la fascia tricolore dal sindaco uscente Carlo Barbieri. Il simbolico passaggio di consegne è avvenuto nel corso di una breve cerimonia svoltasi nella sala del consiglio. Quando lasci un'azienda, in questo caso un ente locale sano, solido, lo lasci in buone mani, lo lasci con grande serenità. Poi potrei fare dei commenti magari politici un po' più critici, che però non credo che questo sia lo spazio, perché è un momento felice e questo deve essere. Ringrazio Carlo di essere qua oggi, di aver fatto questo bel passaggio, perché al di là di quelle che possono essere delle posizioni politiche, comunque ci conosciamo, siamo amici da quando siamo ragazzi, e quindi insomma questo è quello che conta, certo. I rapporti personali sono quelli che comunque devono sempre rimanere ed essere privilegiati. L'attesa per conoscere il volto della nuova squadra di governo locale è destinata a protrarsi ancora per qualche giorno, poi Garlaschelli dovrebbe rendere la nota. Visto l'ampio consenso alla Lega, dovrebbero toccare 3 o forse anche 4 assessorati. Si fanno i nomi per questo della new entry Francesca Miracca, militante leghista, titolare di un ristorante in città, dell'ex capogruppo in consiglio Pierfelice Albini, dell'ex assessore ai lavori pubblici e avvocato William Matura, ma anche quello della deputata Elena Lucchini, che nonostante l'incarico a Roma ha deciso di candidarsi alle comunali raccogliendo oltre 750 preferenze e ora dovrà decidere il da farsi. Per Forza Italia, a cui potrebbero toccare almeno 2 assessori, la partita si gioca fra i consiglieri eletti Simona Virgilio e Giuseppe Carbone, entrambi assessori uscenti, e il 2 volte sindaco tra il 2000 e il 2010 Aurelio Torriani. Posti in giunta potrebbero toccare anche a un rappresentante di Fratelli d'Italia, fra Vincenzo Giuliano e Federico Taverna, e a uno delle liste civiche fra il vice sindaco uscente Daniele Salerno e la nuova entrata Gloria Chindamo.